Perché è difficile ormeggiare un'imbarcazione? Perché siamo abituati a manovrare veicoli sulla terraferma, dove non ci sono perturbazioni esterne che influenzano la loro manovra. Mi spiego meglio. Quando parcheggiamo un'auto non facciamo certo caso al vento, ma una barca, al contrario, si sposta proprio per effetto delle folate d'aria e bastano anche di lieve forza. E poi c'è un altro nemico, ancora più subdolo, la corrente. È presente soprattutto lungo i fiumi, ma anche in mare, persino sui laghi, anche all'interno del porto, se fuori dalla diga ci sono le onde. E poi c'è un altro problema, le barche non hanno i freni e per fermarle occorre invertire il senso di rotazione dell'elica, ma quasi sempre, nel passaggio dalla marcia avanti a quella indietro o viceversa, si hanno degli effetti collaterali, come per esempio una rotazione sul posto. Volvo Penta ha risolto tutti questi problemi con Assisted Docking. Conosciamo già il comando joystick di Volvo Penta che ha rivoluzionato la storia della nautica da diporto, rendendo facile l'uso delle imbarcazioni anche a diportisti non esperti. Ora a questo comando si aggiunge la funzione Assisted Docking. A cosa serve? Come vi ho detto, la barca rispetto ad altri veicoli risente delle perturbazioni esterne, in particolare vento e corrente. Ebbene, questa funzione le elimina completamente, ma non è questo l'unico vantaggio. Eliminare perturbazioni esterne significa che quello che imposto con il comando joystick viene esattamente eseguito dall'imbarcazione. Non devo effettuare correzioni per effetto di agenti che dall'esterno cambiano la mia manovra. Così, se voglio andare avanti, spingo avanti il comando e la barca va avanti, mantenendo la stessa precisa rotta. Analogamente, se voglio effettuare una rotazione sul posto, la rotazione viene eseguita con precisione assoluta, perché il sistema si avvale di una posizione GPS precisissima, attorno alla quale effettua tutti i suoi spostamenti. Insomma, è come se la barca si trovasse sulla terraferma, non su un liquido, e non fosse quindi soggetta alle spinte provocate proprio da vento e corrente. Però c'è dell'altro. Secondo me questo sistema è stato pensato per rendere ancora più semplice l'uso della barca. State a vedere. Usando il joystick in maniera tradizionale, se davanti a noi avessimo improvvisamente un ostacolo e decidessimo di rilasciare all'improvviso il comando, la barca continuerebbe ad avanzare con il suo abbrivio. Con la funzione Assisted Docking, invece, l'abbrivio viene rallentato, non bloccato di colpo, ma in maniera progressiva, e alla fine l'imbarcazione si ferma e rimane in quella posizione, come se attivassimo un Dynamic Positioning System, cioè come se ci fosse un'ancora elettronica che la tiene ferma. A quel punto noi possiamo riflettere, possiamo ragionare ed impostare la prossima manovra. E come la impostiamo? Se vogliamo andare avanti e diamo un colpo sul joystick, la barca avanza di 30 cm esatti. Vogliamo avanzare ancora? Altri 30 centimetri. Ora capite che questi spostamenti, così progressivi, così graduali, ci mettono in una condizione di assoluta facilità per ormeggiare l'imbarcazione. Non ci sono solo gli spostamenti avanti e indietro, ma anche quelli di rotazione. Un colpo e la barca ruota di 3 gradi esatti. Un altro colpo, altri 3 gradi. E così via, sino a quando non abbiamo trovato la nostra direzione. E quando lasciamo il comando, viene mantenuta. Non ho bisogno di fare altre manovre, anche se il vento e la corrente mi spingono. Ora, immaginate di navigare in un canale. Questo sistema vi mantiene perfettamente la prua nella stessa direzione, come se navigaste su due binari. E se ci sono correzioni da fare, le fa l'elica di prua, che è di tipo proporzionale e può essere utilizzata anche continuativamente. Analogamente, anche la traslazione laterale avviene con massima precisione, perché si basa sempre su punti individuati con il sistema GPS. Ho fatto una rotazione, ho rilasciato il comando e adesso viene mantenuta questa direzione. Andiamo avanti. L'imbarcazione segue questi binari.
e rimane al centro, senza che io debba fare alcuna correzione. Tengo solo il comando joystick in posizione avanti. Il display mi segnala anche la potenza che stiamo utilizzando per muovere l'imbarcazione. Una volta che ha preso slancio, chiaramente la potenza diminuisce. Ecco, guardate, fantastico, ho fatto una manovra un po' più veloce del solito, poi siccome mi avvicinavo troppo rapidamente ho rilasciato il comando e la barca si è fermata. Adesso proviamo una traslazione, sicuramente impegnativa. Vedete che in questo caso i binari sono orizzontali rispetto alla nostra visuale. Non devo correggere andando avanti o indietro o cambiando la rotazione. Se mi avvicino troppo, se non sono sicuro di ciò che sto facendo, rilascio il comando. E la barca si ferma. Mi avvicino ancora un po'. Questo sistema viene addirittura implementato con la funzione side push. Che cosa significa? Che io posso avvicinarmi alla banchina e poi chiedere all'impianto di spingermi contro la banchina, di tenermi aderente. Mi proteggo con i parabordi e resto in posizione. Abbiamo provato questa funzione in situazioni quasi ideali, ma immaginate di trovarvi in difficoltà in una condizione di vento molto forte in un ormeggio particolarmente stretto. Ebbene, scoprirete quanto è importante questa funzione, che vi dà la possibilità di ragionare, di riflettere sulla prossima manovra da eseguire senza alcuna fretta. In questo caso abbiamo testato l'assisted docking con il sistema IPS 650 installato a bordo dell'Absolute 48 Coupé, ma questa funzione sarà presto disponibile su tutti gli impianti di propulsione Volvo Penta IPS.